Raimondo Todaro e Francesca Tocca, dal matrimonio alla separazione per colpa di un tradimento. Sarà davvero così? Il maestro di ballo Raimondo Todaro è conosciuto dal pubblico televisivo italiano per essere uno dei professori del talent show Amici di Maria De Filippi. Dall'edizione del 2021, infatti, durante le puntate del serale, Todaro fa coppia con l'insegnante di canto, Anna Pettinelli, sfidandosi con le altre squadre degli altri professori. Tuttavia, la fama e il successo televisivo di Todaro non è arrivato grazie al programma di Maria De Filippi. Precedentemente, dal 2005 al 2020, Raimondo Todaro ha lavorato all'interno della trasmissione Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Raimondo Todaro è stato anche un ballerino professionista di danze latinoamericane. In particolare, nel 2007 partecipa e vince i campionati italiani di danze latinoamericane con la sua partner Francesca Tocca. Quest'ultima è da sempre la sua compagna sia nel ballo che nella vita. Ma chi è veramente la ballerina e showgirl, moglie di Todaro? Come Raimondo Todaro, anche Francesca Tocca è nata a Catania, città in cui è nata la loro figlia Jasmine, in cui si sono sposati nel 2014 e in cui hanno deciso di aprire la loro scuola di danza. Francesca Tocca conosce Raimondo Todaro all'età di 16 anni e inizialmente sono stati solamente colleghi di ballo. Non c'è stato, purtroppo, il colpo di fulmine, ma l'amore è maturato in seguito. Dopo aver avuto una figlia insieme ed essersi sposati l'anno seguente, Francesca Tocca viene chiamata a far parte del cast di ballerini professionisti della scuola di Amici nel 2015. Ed è proprio da questo momento che tra Francesca e Todaro inizia un momento di crisi, forse a causa di un tradimento. Ma che cosa è successo veramente? Todaro e Tocca assieme dopo la separazione e l'accusa di tradimento. La coppia formata dai due ballerini professionisti affronta una crisi e un periodo di separazione. Inizialmente, molti pensano che la causa sia un presunto tradimento da parte di Francesca Tocca assieme a Valentin Dumitru, concorrente dell'edizione 2020 di Amici. Tuttavia, la ballerina ha fin da subito smentito. Effettivamente una relazione tra Tocca e Valentin c'è stata, ma i due si sono avvicinati solamente dopo la separazione con Raimondo Todaro. Invece, è stato lo stesso maestro di ballo a chiarire che i due si sono lasciati perché il sentimento si era spento. Parallelamente, anche la relazione con Valentin è durata poco tempo. Come dichiarato dalla stessa Tocca, durante la separazione anche Raimondo Todaro si è divertito, avendo più di una relazione con altre donne. Inizialmente, il maestro di ballo ha stretto una relazione con Sara Arfawi, professoressa del programma L'Eredità. Dopo circa un anno, i due si sono lasciati. Quasi subito dopo, alcuni giornali di gossip davano la notizia che Raimondo Todaro avesse un flirt con la conduttrice Elisa Esoardi. All'epoca i due formavano una delle coppie concorrenti a Ballando con le Stelle. Nonostante alcune fotografie incriminanti, la stessa Esoardi ha spiegato come ci fosse solamente una forte intesa professionale e complicità con Raimondo. Nonostante tutto, la piccola figlia Jasmine era convinta che i suoi genitori sarebbero ritornati insieme. E così è stato. Nel 2021, Raimondo e Francesca sono ritornati assieme, mostrandosi a tutti più felici e innamorati che mai. Inizialmente non è stato facile, ma tutto è stato superato con il dialogo e la maturità. I due adesso lavorano e collaborano fianco a fianco all'interno del programma di Maria De Filippi e sono molto contenti. Recentemente, nel corso di un'intervista, Francesca Tocca ha dichiarato che stanno pensando di avere un secondo figlio, ma in futuro perché ora non si sentono ancora pronti,